Non c'è stata alcuna emergenza sulla potabilità dell'acqua, i fatti si riferivano a 3 giorni fa e appunto, come spiegavo poco fa anche, la situazione lì è molto chiara, cioè la sorgente dove viene accumulata l'acqua e poi c'è la rete idrica dove viene distribuita. Sono due momenti distinti della distribuzione dell'acqua, quindi l'acqua che è andata in contatto con la terra il giorno in cui sono iniziati i lavori non è assolutamente l'acqua che poi è stata distribuita e non sono mai entrate in contatto le due reti, quindi sono due momenti proprio distinti dell'acquedotto. Appena sono iniziati i primi problemi di torbidità, prima ancora che raggiungesse la soglia di legge di scarico, noi abbiamo immediatamente messo a scarico in maniera preventiva l'acqua, abbiamo chiuso le condotte, tant'è che siamo stati costretti, come ben sapete, poi a fare delle chiusure notturne per ricaricare i serbatoi quando è rientrata l'emergenza e abbiamo avuto qualche problema di approvvigionamento nella provincia. Però l'acqua che è stata distribuita era un'acqua proprio pulitissima, non ha avuto alcun tipo di contatto con il materiale, diciamo, con la roccia che è caduta con l'ingresso dei camion. Il sistema è delicatissimo. Una circostanza che a noi è notissima ormai dal 2016, quando si verificarono quegli episodi. Per questo noi abbiamo investito milioni di euro in il cosiddetto early warning, cioè il sistema di allarme anticipato, che è appunto un complesso di sonde e di analisi in tempo reale H24 che ci dicono, proprio come appunto dicevo, immediatamente quando c'è una minima variazione all'interno della sorgente che poi deve essere distribuita nelle reti. Ma ripeto, sono due momenti distinti. Quindi noi siamo in grado di intercettare nella sorgente delle variazioni che vengono dalle autostrade piuttosto che dai laboratori e di mettere immediatamente in gergo, diciamo, l'acqua a scarico, cioè aprire le vasche, far uscire l'acqua dalle vasche e non farla entrare nelle reti. Questo garantisce al 100% la sicurezza del Gran Sasso. Proprio vogliamo parlare di scenario potenziale pericoloso che può accadere, tra virgolette pericoloso, e che a un certo punto finisca l'acqua nelle reti e non siamo in grado di rimetterla perché lì ci sia un problema, ma mai un problema di potabilità. Può essere un problema di approvvigionamento di qualche ora, cioè può essere che le nostre vasche si siano svuotate mentre aspettiamo che rientrino i parametri e quindi non siamo stati in grado di rimetterla. E questo accade, è successo delle volte, magari anche quest'estate quando siamo rimasti cosiddetto a secco, no? Però problemi di potabilità assolutamente sono da escludere.